La terapia strategica è uno degli approcci di terapia breve più conosciuti, tanti che due dei quattro approcci insegnati nella nostra scuola di specializzazione in terapia brevi sono direttamente riconducibili ad essa. Ci sono diverse declinazioni della stessa, ma in generale potremmo dire che si basano tutte sull'idea di un terapeuta molto attivo e propositivo, che individua ciò che la persona fa e che non funziona e l'aiuta a bloccarlo, ad avere delle percezioni più funzionali, tramite delle semplici strategie da applicare sia all'interno della seduta che tra una seduta dell'altro. Della terapia strategica ne ho parlato già in un altro video. Oggi volevo dare un suggerimento su quattro libri in italiano da leggere per chi volesse apprenderla pienamente. Se sei un terapeuta strategico, magari avrai altre preferenze, in tal caso mi farebbe molto piacere se ti andassi a iscriverle qui sotto nei commenti, così le condividiamo insieme. Il primo libro è sicuramente Change di Vaclavic, Wiklund e Fisk. Chi pensa che la terapia strategica sia un semplice dare due tecnicozze al paziente si dovrà ricredere completamente. Vaclavic era una mente enorme, non per nulla l'intramontabile pragmatica della comunicazione umana, il libro famosissimo, vede lui come autore principale. E in Change c'è tutto l'approfondimento dell'impianto teorico su cui si basa la terapia strategica del modello MRI. È molto complesso affondare le radici nella teoria dei giochi, nella teoria dei tipi logici, oltre che negli studi di Bateson e, per quanto riguarda gli aspetti pratici, nel lavoro intramontabile di Milton Erickson. Però è un libro imprescindibile perché ti permette davvero di entrare nel cuore della terapia strategica, assolutamente da leggere. Secondo libro, Change, anche questo lo si chiama Change, le tattiche del cambiamento, con due degli autori precedenti, Fish e Wiklund. Potremmo dire che questo è il cuore tecnico della terapia strategica, tutto quello che di applicativo non è stato detto in Change viene detto qui dentro. Da solo potrebbe risultare un po' riduttivo dal punto di vista epistemologico e teorico in particolare, però proprio perché gli autori hanno la chiara intenzione di mostrare gli aspetti pratici. Ci sono dozzine di casi, viene mostrato ripetutamente l'uso delle tecniche paradossali, degli interventi di ristrutturazione percettiva, l'uso della comunicazione terapeutica, il modo di gestire strategicamente la relazione con il paziente. Insomma, è un libro pratico e può riempire la casetta degli attrezzi del terapeuta, soprattutto quando sta muovendo i primi passi. Avevo già parlato di terapie non comuni, dove viene illustrato il genio di Milton Erickson, e di terapia breve strategica, con gli interventi di diversi terapeuti brevi, anche non strategici. Quindi direi che posso evitare di ripetermi. In più, così ci diamo due libri in uno. Infine, senza dubbio, dobbiamo citare L'arte del cambiamento di Giorgio Nardone e Paul Vaclavic, ovviamente un altro libro imprescindibile per il terapeuta strategico. Nardone ha avuto diversi meriti e questo suo primo libro ne evidenziò due. Da un lato, la capacità di sistematizzare buona parte di quello che era stato detto sulla terapia strategica negli ultimi 15 anni, da un punto di vista storico, epistemologico, comunicazionale, linguistico. Dall'altro, ed è forse la cosa che lo ha reso più noto, che ha reso più noto il suo lavoro, l'aver elaborato dei protocolli di intervento specifici. In pratica, a quanto mi risulta, è il primo ad aver elaborato una serie di procedure di intervento in terapia breve da applicare ad alcune patologie specifiche. Se voi formati in terapia strategica, c'è molto altro che dovresti leggere, perché le cose sono molto più complesse di così, però... questi libri possono essere un buon punto di vista e rivelarsi delle letture davvero strategiche.